Com'è? Com'è? Com'è lo dici tu alla fine? Ma tu lo sai com'è? Lo so benissimo, però mica è una cosa che tu devi... Qua, ci mettiamo pure un po' di peperoncini. È l'umano, è l'Italia. E vincere con tre ingredienti, però con una storia incredibile. Qua parliamo dell'identità di un popolo, qua parliamo della cultura tradizionale di Cecara, quindi non parliamo di marchette varie. Speriamo che riusciamo a tenere questo prodotto, da poco sarà patrimonio dell'umanità. Ma c'è patrimonio dell'umanità, perché tu pensa che questo parte dalla salsa più antica al mondo, il gato, poi arriva alla colatura perché c'è l'evoluzione della specie. Quindi c'è, come dice il mio amico Massimo, vedere la tradizione da 10 km, qua la vediamo da 2000 anni di vita, di evoluzione. È un piatto dove ci sono tre ingredienti, aglio, olio, peperoncino e colatura. Cioè far macerare il pesce era il primo condimento del mondo. Ma infatti poi c'erano due cose, la cosa che la gente non sa, che purtroppo non riusciamo a spiegare quali sono le cose belle della nostra tradizione, c'era il garum e c'era il liquame. Il garum era uno status symbol e il liquame era per la plebe, per il popolo. E come adesso dico che c'è la colatura e poi c'è l'inculatura. Noi facciamo colatura perché appartiene a un popolo, non è perché è più buona. Però la colatura in Sicilia, ma quando mai l'hanno fatta? Smettiamola di copiare, di fare. Fate un vino fatto con le alici in Sicilia, in Calabria, a Genova, dove la volete fare, però si chiama con un altro nome. Rispetto, ma rispetto non tanto per Pasquale Torrent o gli altri ristoratori, rispetto per un po'. Sì, per una storia, sì. È una storia, rispettiamo la storia, se rispettiamo la storia, rispettiamo il prodotto e alla fine vinciamo, tanto io in America mica vado a fare spaghetti mitico. Io vinco con lo spaghetto al pomodoro, lo spaghetto, cioè, ma no nei postacci, al James Beard. Vinci con quello, rispetto, 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 rispetto. Bello, mi piace che concludere.